Oh, senti Mario. Dimmi chi sei. Il grande protagonista è lui. Sì, sì, mi metto lì. Ecco. Allora, se mi può, qual è la telecamera mia? Sarà questa di fronte? Tu ti occupi di tante cose, di televisione, di cinema, grande distribuzione, editoria, costruzioni, calcio. Ecco, sono tante cose. Ecco, io non so come fai nella giornata a occuparti di tutte queste cose. Ma non ti è mai venuto in mente di entrare in politica per caso? No. Come no? No, sì. Ti ha gridato. No, però un pensierino ce lo fai, chissà che in avvenire prima del 2000. Io considero un uomo del fare, quindi lasciami fare bene il mestiere che so fare, che è quello dell'imprenditore. Lui è uomo del fare vincente, fa e vince. Ha sempre voluto essere il re Mida, la vanità di Berlusconi è immensa. Se mi guardi così intensamente non riesco a continuare. Berlusconi capisce che qualcosa sta cambiando e che tutto è business e tutto è profitto. A voi pubblicità. La vado con Perlana. La pubblicità compra le teste che guardano i programmi. Berlusconi voleva entrare nelle case degli italiani. E ci riesce? Ti affascinava. La televisione che è un commençant à penser, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Je voyais au moment où je connais un adversaire de la culture, l'assassin du cinéma italien. Lui crede veramente di avere migliorato la qualità della vita degli italiani. Questo che lo rende pericoloso. Si capiva benissimo che non si sarebbe fermato lì. Mi disse, ho capito che qua dobbiamo fare noi un partito. Lo fanno tutti. Facciamolo pure noi. Noi non eravamo preparati. Quelle televisioni cambiavano la percezione della realtà culturale e politica del paese. Da quel momento la politica non avrà più a che fare con la vita e con la morte, ma avrà a che fare con la televisione. Senta, ma il suo peggior difetto qual è? Ce n'ho così tanti, sono imbarazzato. Vabbè, ma me ne dica uno. Uno. Uno solo. Uno vero. Ci penso.